Cesio saluta Francesco Zunino, re delle televisioni, e questo è soltanto uno degli striscioni che in questa serata qui a Cesio stanno addobbando il paese, Giampaolo Piana. Ma che succede ancora una volta qui? E vedi, caro Pomati, mi fa piacere che me lo dici, perché è già parecchi anni che facciamo questa festa e mi fa piacere farla questa festa, però vorrei anche precisare che questa festa non è che sia organizzata dal sottoscritto, è organizzata da noi tutti amici, e perché? Perché anche Francesco, quando abbiamo cominciato a fare questa festa, abbiamo fatto una cena così che mangiavamo un condiglione, qualcosa del mio orto. E un giorno Francesco dice: perché non allarghiamo questa festa, che ci sembra una festa molto importante e molto bella? E così abbiamo cominciato a fare questa festa e ci ha dato molta soddisfazione e la continuiamo a fare. Poi anche un'altra cosa che mi piace anche precisare, perché è un momento che tutti si parla sempre di che la nostra testa è sempre imbrogliata di questo, di quell'altro, di giornali, si sente sempre parlare di processi, di questo, di quello, di quell'altro. Invece oggi vogliamo passare una giornata tranquilla, dimenticare tutto e nello stesso momento pensare che anche che c'è tanta gente che ci sta guardando anche la vostra emittente, e questo mi fa piacere. E quindi mi fa piacere tutti gli anni fare questa festa. Una festa, Francesco, per l'uomo più importante dell'anno, con addirittura quest'anno c'è la carrozza col cavallo. Soprattutto è un grande amico, e a battere Piero, anche se stanno facendo qualche piccolo imbroglio, se la mettono tutta, ma sarà difficile. Piero Trevia, stiamo Piero dicendo. Trevia è un grande amico da sempre. Questa è una festa che fa dimenticare i pensieri. Di pensieri ce ne abbiamo tanti. Per poter portare avanti un'azienda non è una cosa facile. Ci rendono la vita sempre più difficile e non capiscono che noi siamo persone di buona volontà, che vogliamo creare posti di lavoro e vogliamo andare avanti. Basta che loro stiano zitti e ci lasciano lavorare noi che siamo capaci, che abbiamo le capacità. Oggi ho detto due parole così. Oggi è un momento che non ho pensieri, è un momento di felicità. Trovo tanti amici da tanti anni che li conosco, e quindi essere qua con loro in questa festa per me è una grande gioia. Adesso, signori, attendiamo che arrivi il grande campione Piero, poi ci sarà il suo sfidante. La giuria come l'hanno composta delle votazioni non sono proprio soddisfatto, però in democrazia si accetta tutto e accettiamo anche questa giuria.
Roberto Barra, il sindaco di Cesio, c'è anche il vice sindaco Fabio Natta. Allora, qui a Cesio ogni occasione è buona per fare festa, per divertirsi, questa è la cosa più importante, direi. E beh, anche questa è un'occasione di festa dell'estate 2013, realizzata grazie all'amico Giampaolo e soprattutto a voi in Imperia TV, ma soprattutto al patron, a Francesco Zunino, che quando arriva a Cesio fa sempre piacere incontrarlo e penso che anche lui si diverta molto in queste occasioni. Quindi a noi fa molto piacere perché è un'occasione per far festa, un'occasione per passare una serata in allegria. Addirittura la carrozza, quindi è un'occasione speciale, su strade che ne hanno visto molte di carrozze, quindi è un'occasione eccezionale. Grazie per essere qua anche questa sera. Oggi anche il sindaco di Ponte d'Asio è in trasferta qui a Cesio, beh, indubbiamente è una festa molto allegra, molto divertente, goliardica anche se vogliamo. Ma certamente, Cesio si distingue sia per le feste religiose che per le feste goliardiche. Oggi siamo ospiti di Piana, che è una persona fantastica. Solo pensare a quello che si è inventato, che ha tirato fuori dal cilindro questa sera, carrozze, bande per festeggiare, tutto un gruppo di amici. Passiamo una bella serata in compagnia. Spero che vada bene come gli altri anni. E complimenti ancora a Piana e a Cesio che lo ospita, chiaramente. Remo Alberti sta cercando di coordinare un po' le cose, qui qual è il problema, Remo? Ma l'unico problema è che c'è stato un candidato, non ha chance assolutamente, anche per il nostro Piero Trevia è vincente da sempre e anche questa sera la sua sarà il vincitore, io dico quasi certamente, però lascio la parola a lui perché penso sia importante che si... Piero Trevia parlerà insieme a Francesco sulla carrozza, è vero? Vi vedete in carrozza voi? Io ho visto che la competizione si fa dura e mi piacciono queste competizioni. Chi vince il migliore è un collega, un amico, però adesso è un mio compito. È un avversario adesso. Vorrei che tu mi raccontassi un attimino la tua storia della tua vita, che è una storia bellissima, anche se io la so, tutta la gente non può ancora saperla. Ti ringrazio che mi dai questa opportunità. Le mie origini sono di Andorra, mio padre faceva il contadino e mia mamma si divideva dalla parte dei nonni, era già albergatrice. La nostra discendenza albergatrice, perché anche lo zio albergatrice, i parenti, i cugini, Alassio, siamo discendenti. Ho iniziato la mia storia, ho fatto le medie a Imperia, poi 2 anni di ragioneria, però la scuola non era per me, ho dovuto con dispiacere dei miei smettere. Nel 64 abbiamo aperto l'Hotel Sole, abbiamo costruito l'Hotel Sole. Lasciatemelo dire, è stata un'emozione da contadino, era una bella bomboniera, una bella boutique. E poi siamo andati avanti e siamo arrivati a averne 8 alberi. Paolo, che è poco, però a quanto conosciuto io, presentato dall'amico Salvatico, una bellissima persona, Paolo, quindi ha tutte le caratteristiche anche per lui, perché possa partecipare anche lui a questo premio. Quindi adesso io do gentilmente la parola all'amico Paolo. Sono molto contento di partecipare a questo prestigioso evento che si svolge ormai da diversi anni.